Prima di I cammelli di Giuseppe Bertolucci, film tuttavia di cui non è interprete, c'era anche David Riondino, che con La Valle Camonica aveva già avuto a che fare in precedenza. I cammelli ci siamo domandati, ci domandavamo anche prima, se quello è un cammello o un dromedario. Domanda che rivolgo al pubblico, perché sulle sigarette Camel, anche se non bisognerebbe dirlo perché il fumo fa male, c'è un cammello che ha una gobba sola, ammesso che sia un cammello. E nel film di Paolo Rossi c'è un cammello con due gobbe. Allora, o è un dromedario quello, o è un dromedario quello delle camere. Tu sei d'accordo che cavalli si nasce e cammelli si diventa? Sì, giraffe si muore, può anche diventare. Ora c'è tutta una serie di citazioni animalesche che non so cosa vogliano dire, però sicuramente qualcosa vorranno dire. Credo che Stefano Benni stia girando un film con Paolo Rossi protagonista, il cui titolo provvisorio mi sembra aver sentito dire che è Animali adulti al macello, e quindi c'è una chiave di animalità. Ecco, forse abbiamo finito di dire storie sugli uomini e comincia il periodo degli animali. Senti, prima di parlare di Cavalli si nasce, un tuo giudizio sul Paolo Rossi di questo film? È bravo, a me piace questo film. Piace molto, non soltanto perché conosco bene Paolo, si è fatto spettacolo insieme, riconosco proprio un approccio alla recitazione che è molto, diciamo, innamorato sempre, no? Più che dell'esibirsi, del significare un modo d'essere oscuro ma presente in tutta una generazione, in tutto un modo di pensare, di essere, queste battute buttate un po' via, questa apparente passività nei confronti delle cose, che però diventa un'adesione affettiva forte a quello che capita, insomma, tra la malinconia e la passione, no? E l'allegria. E poi è bello tutto il film, secondo me, perché sono tutti personaggi che sono già fuori dal mondo, che abitano già fuori, da Sabina Guzzanti a Batantuono, come recita qui, che recita molto bene, anche da Giulia Boschi a Sbragia, che scende dal treno e parte per la campagna. È tutto un film non surreale, ma di gente che è già fuori dal mondo in qualche modo. Bertolucci ha fatto una bella operazione, ha preso delle cose che già vivono al di là che hanno già passato il confine o per grande povertà o per grande stranezza, e ha costruito una storia su questo, che gira intorno a un film irregolare, che gira intorno a qualcosa di oscuro che tutti stanno cercando di capire cos'è, insomma. Quindi è bello questo fatto. E c'è qualcosa di analogo anche in Kamikaze, dove c'eri tu sempre, sì, insieme a Paolo Rossi? Secondo me è leggermente meno riuscito. No, anzi, no, decisamente più che leggermente meno riuscito, ma non per colpa di nessuno, né del regista né di nessun altro, per chissà che cosa. Lì forse, chissà, erano meno da un'altra parte di quanto non siano questi. Qui c'è più ormai sicurezza di essere ormai strani. Là è Milano, è anche questo, è che in fondo c'è come anche una sensazione in fondo di essere normali, che quello è un film sulla fatica di accorgersi di non essere normali, e quest'altro invece è un film, diciamo, più antico, ecco, no? Veniamo invece a Cavalli si nasce, il tuo ultimo film, che ha segnato anche l'esordio alla regia di Sergio Staino. Di cosa si tratta? Cavalli si nasce è la storia di una storia innanzitutto originale produttivamente, perché è stato Berardi, che è il produttore di Benigni e di Mattao, a proporre a Staino, che non l'aveva mai fatto finire, di fare un film, di scegliere il cast, di scrivere la storia e di girarlo. Cosa che Staino ha fatto subito, velocissimo, facendo uno storyboard disegnato, molto elaborato. Staino è il direttore di Tango, il disegnatore di Bobo. E quindi è l'idea di un artista che passa dall'illustrazione, da 20 anni di lavoro sull'illustrazione, sulle battute sintetiche, da sceneggiatore alla regia. Questo è già interessante. E poi è una storia ambientata nel 1830, un viaggio di due fiorentini, siamo io e Paolo Endel, che vanno verso il sud, vogliono fare il viaggio di Goethe.
in Sicilia, però vengono derubati di tutto, praticamente il viaggio si trasforma in una permanenza molto prolungata nella villa di un principe nel Cilento, dove avvengono cose da commedia grottesca, cioè matrimoni non riusciti, incontri con stallieri che poi sono invece dei carbonari rivoluzionari, pittori, traditori, principi, il principe Vincent Gardinia, quello di Stregati dalla Luna, principi molto sordi, ciechi e strafottenti, mogli di principi che sono prussiane, che abitano lì, cioè una pochade grottesca. Siamo più nel surreale? Nel grottesco, nella commedia grottesca, ben riuscita credo a questo punto. Poi bisogna vedere come viene montato, le ambientazioni credo sono molto belle e il film è molto di regia, cioè non è un film di improvvisazione, pur essendo io e Paolo, Ender, che ci conosciamo da tempo e che ha ugualmente, e tra tutti e due si potrebbe andare avanti per due ore forse su un piatto di spaghetti a discutere, però non è così, è tutto molto di staino, il film è un film proprio di staino, il quale conoscendo cosa si poteva fare e cosa no ci ha fatto fare le cose che secondo lui gli servivano. Però questo non è un film, diciamo, come Benigni e Troisi che si fanno un film su loro, è un film di staino.